Sara Tozzi, ex tronista di Uomini e Donne nella stagione 2018-19, è tornata a parlare di Javier Martinez, uno dei suoi corteggiatori, ora tra i protagonisti del Grande Fratello. Durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, Javier era stato al centro di polemiche a causa di segnalazioni che indicavano una sua frequentazione con un'altra ragazza. Nonostante ciò, l'ex tronista ha speso belle parole nei confronti di Javier, rivelando un curioso dettaglio sul loro rapporto. Non ci siamo mai persi di vista. Abbiamo continuato a sentirci e vederci, e lui mi ha scritto fino allo scorso anno. Abbiamo avuto una frequentazione, anche se a intermittenza, perché lui è spesso in giro per lavoro con la pallavolo e per me è sempre stato difficile mantenere una relazione a distanza. Sara Tozzi ha abbandonato il programma perché non era riuscita a dimenticare l'ex fidanzato. Ha anche espresso il suo parere sugli sviluppi recenti che hanno coinvolto Javier al Grande Fratello, focalizzandosi sul suo rapporto con Shayla Gatta, giunto al termine dopo che la ballerina ha manifestato il suo interesse per Lorenzo Spolverato. La ex tronista ha sottolineato che Javier è una persona capace di affrontare le difficoltà, avendo superato anche un lutto importante. Vive da solo da molti anni. Ha viaggiato in lungo e in largo per l'Italia per motivi legati alla pallavolo e non ha la famiglia vicina. Sara ha enfatizzato che si tratta di un uomo che sa come rimettersi in piedi e lo farà anche